Investire in innovazioni tecnologiche per le piccole e medie imprese oggi è molto più semplice. È stata costituita infatti una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia con una dotazione di 160 milioni di euro fino al 2007 destinati a favorire investimenti nelle innovazioni e nelle tecnologie digitali. Fino ad oggi le piccole e medie imprese hanno avuto difficoltà ad accedere al credito bancario per gli investimenti in beni immateriali, quali le consulenze, i software, i brevetti, la formazione, in quanto questi beni non sono pignorabili e quindi non tutelano gli istituti sul recupero del credito. Il nuovo fondo aggira questo ostacolo intervenendo direttamente a favore del sistema creditizio, che viene così tutelato in caso di inadempienza dell'impresa. Ma chi beneficia di questa nuova opportunità? Innanzitutto le piccole e medie imprese acquirenti di beni e servizi nel settore dell'ICT. Vediamo adesso alcuni dettagli del funzionamento del fondo. Le piccole e medie imprese possono richiedere un finanziamento per un importo non superiore ai 200.000 euro di durata non inferiore ai 36 mesi e non superiore ai 10 anni per investimenti materiali e immateriali in innovazioni digitali. Attenzione, la spesa da sostenere per gli investimenti deve essere pari almeno al 50% dell'importo complessivo. Ed è requisito indispensabile che le imprese siano valutate economicamente e finanziariamente sane. Dall'accesso al fondo sono esclusi alcuni settori: l'industria siderurgica, le costruzioni navali, l'industria carboniera, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica, i trasporti e l'agricoltura. Vediamo ora quali sono gli investimenti ammissibili. Innanzitutto gli investimenti materiali, quali quelli in ICT, che servono ad introdurre innovazioni di prodotti e servizi e a integrare processi aziendali come organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione. Poi gli investimenti immateriali, quali i servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di processi, prodotti e servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività o per la realizzazione di applicazioni informatiche innovative per processi aziendali, quali Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, e-marketplace, e-banking. E i servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell'impresa e l'acquisizione di software, licenze, brevetti, la cui utilità sia strettamente connessa con l'utilizzazione dei beni o servizi sopra elencati. Ma cosa deve fare una piccola e media impresa per accedere al fondo di garanzia? E qual è l'iter che segue una domanda? L'impresa che ha intenzione di investire in applicazioni tecnologiche digitali deve innanzitutto dotarsi di un piano di sviluppo congruo a quanto stabilito dai decreti interministeriali. Il primo passo è recarsi presso la propria banca e richiedere il finanziamento del piano, chiedendo di poter usufruire del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, sezione Tecnologie Digitali. La banca, ricevuta la richiesta di finanziamento, inoltra a MCC la richiesta di ammissione alla garanzia del fondo. Dopo la verifica di ammissibilità da parte di MCC, il Comitato Tecnico di Gestione delibera l'ammissione alla garanzia del fondo in misura non superiore all'80% dell'ammontare dell'esposizione. La garanzia non ha alcun costo ed è concessa a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale. La garanzia, inoltre, è a prima richiesta, nel senso che in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, il fondo di garanzia interviene 60 giorni dopo l'avvio delle procedure di recupero, liquidando nei limiti dell'importo massimo garantito un importo non superiore all'80% dell'ammontare dell'esposizione. Il settore tecnologie digitali interviene in misura non superiore al 90% anche nei confronti di Confidi o altri fondi che abbiano prestato una loro garanzia in favore delle piccole e medie imprese acquirenti. Il fondo interviene anche per i fornitori di tecnologie ICT, purché anch'essi rientrino nei parametri delle piccole e medie imprese.
L'intervento è finalizzato alla concessione di una garanzia della misura massima del 50% su finanziamenti concessi ai fornitori di tecnologie digitali a fronte di dilazioni di pagamento da questi accordati a piccole e medie imprese acquirenti. Naturalmente per tutte le informazioni potete consultare il sito www.innovazione.gov.it.